stessa Procura della Repubblica ha chiesto il rinvio a giudizio per due dirigenti ANAS ritenuti responsabili del blocco sulla Salerno-Reggio Calabria a gennaio a causa di un'abbondante nevicata. L'hotel Sibaris è trasformato in centro migranti, scatta la protesta a Cassano allo Ionio, il primo cittadino Gianni Papasso scrive al prefetto e chiede un incontro urgente. Momenti di forte tensione a Vibo stamattina tra un nutrito gruppo di cittadini provenienti da Nicotera e le forze dell'ordine. All'origine degli scontri una riunione indetta in prefettura per esaminare le problematiche relative al mare sporco. Un amministratore e un tecnico comunale di Domanico sono stati denunciati dalla Procura di Cosenza nell'ambito dell'inchiesta che ha portato alla chiusura di 4 depuratori. A 2 giorni dall'incendio che ha devastato Contrada d'Attoli a Rende, si fa la conta dei danni, le testimonianze degli abitanti, mai vista una cosa del genere, abbiamo avuto tanta paura. Giovanni Cavallaro all'Orica con gli altri rossoblù, l'attaccante intenzionato a mostrare il suo vero valore al Marulla dopo gli alti e bassi dell'ultima stagione. Il Catanzaro in ritiro a Chiaravalle, erra plasma i calciatori individuati dal direttore sportivo Preiti per rifondare la squadra giallorossa. Ben ritrovati dalla redazione del TG10. In apertura la decisione del Tribunale di Cosenza, lo ricorderete, era a gennaio, molti automobilisti rimasero bloccati a causa di una nevicata sulla Salerno-Reggio Calabria, fu davvero una notte da incubo, molti chiamarono in redazione e noi demmo voce proprio al facemmo ascoltare le vostre voci. Oggi il Tribunale ha deciso, chiesto il rinvio a giudizio per due dirigenti ANAS. Vediamo. La Procura della Repubblica di Cosenza ha chiesto il rinvio a giudizio per Vincenzo Merzi in qualità di capo compartimento dell'ufficio ANAS per la 3 Salerno-Reggio Calabria e Nicola Nocera, dirigente dell'area tecnica esercizio compartimento della stessa autostrada, ritenuti responsabili del blocco a causa di un'abbondante nevicata nel gennaio scorso di un tratto dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. A causa del blocco centinaia di automobilisti restarono intrappolati in autostrada. In particolare, secondo il pubblico ministero Antonio Tridico, i due dirigenti, pur avendo ricevuto l'avviso di condizioni meteo avverse da parte del Dipartimento di Protezione Civile, omettevano di attivare le procedure previste dal piano neve 2015-2016 e in particolare la tempestiva applicazione dei codici di allerta e di intervento, non chiudendo il tratto autostradale interessato dagli eventi e consentendo al contrario la normale circolazione dei veicoli, che rimasero così bloccati per ore senza che gli automobilisti ricevessero alcuna assistenza. Altra notizia maturata nel pomeriggio, c'è preoccupazione a Cassano allo Ionio, pare che l'hotel Sibaris possa diventare un centro di accoglienza per migranti. Il sindaco Gianni Papasso dice no, ha inviato una nota al prefetto e domani sarà a Roma, vediamo. Doccia fredda per il sindaco di Cassano allo Ionio, Gianni Papasso. L'agenzia per i beni confiscati in Calabria vorrebbe trasformare l'hotel Sibaris in centro d'accoglienza per i migranti. La struttura alberghiera, situata in un'area ad alta vocazione turistica del comune ionico, i residenti, appresa la notizia, sono in fibrillazione. Il primo cittadino, seriamente preoccupato e perplesso, le parole sono sue, tanto che domani stesso volerà a Roma. Il sindaco, in una lettera inviata al prefetto Umberto Postitione alla stampa, lascia trapelare la sorpresa per non essere stato né informato né coinvolto in una scelta che interessa il territorio amministrato. Papasso sottolinea come Cassano sia città dell'accoglienza grazie al progetto SPRAR e come in città siano residenti ed integrati ben 1.463 cittadini stranieri. A questi vanno aggiunti oltre 500 persone comunitarie ed extracomunitarie che vi fanno tappa per brevi periodi di lavoro. Papasso conclude
conclude la missiva facendo sue le perplessità degli imprenditori turistici. Ogni soluzione, sostiene, che la società ha l'obbligo di ricercare, non deve pregiudicare la realtà economica e sociale dei territori individuati per l'istituzione di centri d'accoglienza. Ci spostiamo a Vibo Valentia perché questa mattina i cittadini di Nicotera, che sono in protesta da giorni, hanno assediato la prefettura di Vibo, clima incandescente, tensione con le forze dell'ordine, il mare sporco, i problemi riguardanti l'acqua potabile al centro di un incontro, ma la pazienza dei cittadini è ormai al limite. Vediamo. Deputati, consiglieri regionali, rappresentanti regionali dell'ambiente e della protezione civile, dirigenti della Sorica, oltre sindaci, rappresentanti di comitati cittadini e associazione dei consumatori, il prefetto di Vibo Valentia, Carmelo Casabona, ha chiamato a raccolta tutti attorno ad un tavolo e discutere, magari proponendo qualche soluzione, delle due grandi questioni aperte, la balneabilità del mare vibonese e la potabilità dell'acqua. Una decisione dopo la grande protesta di Nicotera Marina, i cui protagonisti questa mattina si sono riversati a Vibo Valentia ed è qui che la situazione è precipitata. Avendo deciso di rimanere fuori per protesta contro la presenza di politici finora assenti, il comitato inscena un corteo. Un centinaio di persone sfilano lungo il corso principale di Vibo Valentia scandendo slogan contro politiche e amministratori locali. Giunti a due passi da piazza Municipio, la protesta degenera dinanzi all'ufficio del Dipartimento Igiene e Prevenzione dell'azienda sanitaria. Alcuni tentano di entrare con la forza all'interno degli uffici, travolgendo con urla e spintoni gli agenti della Digos presenti sul posto. Momenti di tensione e di panico, sfociati in tafferugli tra i manifestanti e le forze dell'ordine e conclusi con l'occupazione, comunque pacifica, del Dipartimento. Non ce la facciamo più, sono 30 anni che si parla sempre delle stesse cose, i politici non si fanno sentire, abbiamo l'acqua che sgorga dai rubinetti, scura, noi chiediamo l'acqua perché l'acqua è vita, non vogliamo altro, non chiediamo la luna. L'acqua deve essere sporca, nera come ste robe, che non possiamo fare niente. La verdura la potevo fare niente. Mia mamma, un'anziana di 80 anni, ha dovuto pagare 500 euro di acqua schifosa, che non la possiamo nemmeno per lavarci i denti. 500 euro! Niente. Ognuno di noi manifestiamo i nostri problemi. Ormai è diventato un problema il nostro, è da molti anni. Non ce la facciamo più. Perché ci devono prendere in giro? Questa è la nostra acqua che esce dai rubinetti. Io avevo un'attività commerciale, ho dovuto chiudere perché non viene più nessuno in paese. È da 20 anni che ci prendono in giro, basta adesso! Nel prossimo servizio le immagini dei 4 depuratori comunali di Domanico, siamo nel Cosentino, sequestrati dagli agenti del Corpo Forestale dello Stato. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Cosenza, 2 le persone denunciate, si tratta di un amministratore e un tecnico comunale che dovranno rispondere di gestione illecita di rifiuti, scarico di acque reflue sul suolo, danneggiamento e deturpamento di bellezze naturali. Sentiamo. Ecco i sigilli apposti dagli uomini del Corpo Forestale dello Stato e i 4 depuratori comunali di Domanico nel Cosentino. Gli impianti, hanno accertato gli inquirenti, erano in stato di completo abbandono. Dalle risultanze investigative sarebbe emersa una totale assenza di manutenzione, così i liquami fognari finivano direttamente sul suolo. All'interno dei depuratori sono stati inoltre rinvenuti cospicui quantitativi di fanghi di depurazione mai smaltiti. Le indagini del Corpo Forestale dello Stato, condotte dal Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale e dal Comando Stazione di Langobardi, sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Cosenza. 2 persone, un amministratore e un tecnico comunale, sono state denunciate a piede libero per i reati di gestione illecita di rifiuti, scarico di acque reflue sul suolo, danneggiamento e deturpamento di bellezze naturali. Ma le indagini non sono ancora concluse. La Procura Abruzia, diretta dal procuratore Mario Spagnuolo, sta infatti predisponendo ulteriori
ulteriori accertamenti di natura tecnica per determinare la tipologia dell'inquinamento. Bisogna inoltre verificare l'entità del danno subito dall'ambiente e dalle risorse naturali. I liquami non depurati, tra l'altro, sarebbero finiti anche nel fiume Busento. L'ambiente naturale e la salute del cittadino, ha sottolineato il procuratore Mario Spagnuolo, sono beni primari verso i quali l'azione di tutela della Procura di Cosenza delle forze dell'ordine continuerà vigile e con rafforzato vigore. L'operazione che ha portato al sequestro dei 4 depuratori di Domanico infatti si inquadra in una più ampia azione di contrasto ai reati ambientali portati avanti dalla Procura. Nei prossimi giorni saranno controllati altri impianti proprio per accertare il loro corretto funzionamento e per tutelare l'ambiente e la salute. Hanno lavorato per ore i vigili del fuoco per spegnere il vasto incendio che si è sviluppato in Contrada Dattoli ad Arcavacata di Rende, ma prima del loro intervento gli abitanti della zona sono stati costretti a scendere in strada con secchi e mezzi improvvisati per frenare le fiamme che stavano lambendo le abitazioni. Il racconto di alcuni testimoni che hanno vissuto momenti di preoccupazione e di paura nel servizio di Gianluca Pasqua. Le fiamme si sono propagate in località Santa Maria di Settimo, a diversi chilometri di distanza da Contrada Dattoli di Arcavacata, ma il vento in brevissimo tempo ha fatto avanzare il rogo fino a minacciare le abitazioni. La gente che abita in questa zona nei pressi dell'università ha temuto per la propria incolumità e ha dovuto affrontare l'incendio con i pochi mezzi a disposizione in attesa dei soccorsi. Da lì in fondo, dove praticamente ci sono c'è quella vegetazione che costeggia, c'è un fiumiciattolo, però non ci siamo preoccupati più di tanto perché insomma non era vicino. Purtroppo poi si è alzato il vento e quindi nel giro di poco, nonostante abbiamo chiamato repentinamente i vigili del fuoco, è successo che non sono venuti subito, non so per quale motivo, hanno tardato di circa un'ora e le fiamme sono arrivate qui, mio marito con la pompa, per cercare di in qualche maniera tenerle lontane, ma non c'è stato niente da fare praticamente. Ha portato dei danni alla vegetazione, se andiamo alla parte di sopra anche alla casa, praticamente tutto il tubo di scolo dell'acqua è stato bruciato, la ringhiera del giardino, e, insomma è stata veramente una cosa che non era mai successa da quant'è che abitiamo qui, noi abitiamo dal 90 e non era mai successo questo. Si è pure un po' bruciacchiato perché è uscito fin qui per cercare di tenere a bada le fiamme. Intere colline in fiamme, uliveti e alberi da frutto distrutti dal rogo che ha intaccato anche grandi alberi, bruciato fienili e stalle, uccidendo gli animali. Danni enormi e tanta paura per i residenti e per i molti studenti che vivono in quest'area. Il fronte dell'incendio, molto vasto, ha reso complicate le operazioni dei vigili del fuoco. È stato veramente un momento difficile in quanto si è propagato l'incendio a partire da là sotto fino ad arrivare qui. Poi il vento gli ha dato una mano, per cui abbiamo cercato in ogni modo di spegnere l'incendio in tutti i modi, con i secchi, di quello che avevamo. Alle 17 abbiamo chiamato i vigili del fuoco, ma loro erano impegnati in altri incendi qua nei dintorni. Cercavamo di salvare i nostri confini e di gettare un po' d'acqua anche dall'altra parte, di quello che abbiamo potuto fare. Mia figlia era terrorizzata, non sapevamo più che via prendere. Cause, responsabilità. Il forte vento ha di certo contribuito a peggiorare la situazione, ma pare che le fiamme si siano propagate da diversi focolai. Inoltre, denunciano i cittadini, non tutti i proprietari curano i terreni. La presenza di sterpaglie ha permesso all'incendio di svilupparsi molto velocemente. C'è anche un po' di incuria, perché probabilmente se non ci fossero stati questi rovi qui sotto, che hanno fatto proprio un falò, quindi immaginate un bel po' di rovi, belli asciutti perché non piove da parecchio, che hanno alimentato le fiamme. Ora i nostri 100 secondi di cronaca. Hanno sequestrato un avvocato lametino e sotto la minaccia di una pistola lo hanno costretto a firmare l'atto di vendita di un terreno. Per questo motivo marito e moglie di 52 e 46 anni sono stati arrestati per rapina a mano armata e sequestro di persona a scopo di estorsione dai carabinieri della compagnia di Lamezia in esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP su richiesta della procura.
È giunta nel porto di Reggio Calabria la nave Phoenix con a bordo 366 migranti. Le condizioni sanitarie sono tutto sommato buone, solo qualche caso di scabbia che è stato curato e risolto immediatamente allo sbarco. I profughi sono in maggioranza subsahariani. Beni per un valore di circa 368.000 euro sono stati sequestrati dai finanzieri del Giclo, del nucleo di polizia tributaria di Catanzaro, ad Angelo Romeo, indagato per traffico internazionale di stupefacenti nell'ambito dell'operazione antidroga denominata Santa Fe. Il provvedimento è stato emesso dalla sezione di misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della DDA Regina. Detenuto nel carcere Panzeri di Reggio Calabria, ha tentato il suicidio ed è stato salvato grazie all'immediato intervento della polizia penitenziaria, che è riuscita ad evitare l'ennesima tragedia. Non si ferma all'alto dei carabinieri un arresto a Rosarno. L'uomo viaggiava a bordo della sua auto e quando i militari gli hanno intimato di fermarsi ha fatto inversione di marcia ed è scappato lungo le vie cittadine, prima con la vettura e poi a piedi. È stato rintracciato poco dopo nella sua abitazione. E c'è una notizia battuta dalle agenzie di stampa: il presidente del Consiglio Matteo Renzi tornerà in Calabria, tornerà martedì prossimo 26 luglio alle ore 12 all'apertura al traffico, quindi presenzierà all'apertura al traffico del Viadotto Italia sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Alla cerimonia parteciperanno tra gli altri il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Del Rio e il presidente dell'ANAS Gianni Vittorio Armani. Cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo nel Cosentino, sulla costa tirrenica, a San Gineto. Uniti per Angelo in centinaia nel piccolo centro per chiedere giustizia per un cane che circa un mese fa venne torturato e ucciso da quattro ragazzi. Vediamo. In centinaia a San Gineto, centro del Tirreno Cosentino, per chiedere giustizia per Angelo. Angelo era un povero randagio indifeso che circa un mese fa venne torturato, impiccato e preso a bastonate da quattro ragazzi che filmarono quell'orrore, postando poi il video sui social network. Sulla vicenda, ricorderete, hanno avviato indagini i carabinieri e i quattro sono stati denunciati, ma la folla che ha invaso la cittadina tirrenica ha chiesto pene esemplari per gli autori del barbaro gesto, perché le leggi ci sono, vanno applicate. E così a San Gineto associazioni animaliste, volontari, persone provenienti da tutta la Calabria e anche da altre regioni hanno urlato il nome del povero cane per difendere il diritto alla vita, perché animale o umana che sia è sempre vita. Ai manifestanti si è unito anche il sindaco di San Gineto, che ha confermato che il suo comune si costituirà parte civile. Messaggi di sostegno all'iniziativa sono arrivati anche da numerosi enti e associazioni animaliste di tutta Italia, ma il nome di Angelo non è stato urlato solo a San Gineto. Manifestazioni spontanee anche a Roma, Napoli, Palermo, Pescara, per lanciare un messaggio unico: evitare che si ripetano ancora gesti così crudeli contro gli animali. Ci spostiamo a Ciro Marina, dove sono state chiuse le indagini sulla vicenda che ha visto coinvolti 10 dipendenti del comune di Ciro accusati di assenteismo. Vediamo. A Bosco Trecase, in provincia di Napoli, 10 giorni fa il caso più emblematico, quello di un furbetto del cartellino ripreso mentre beggiava con in testa un cartone per non farsi riconoscere dalle telecamere. Ma questo malcostume, molto diffuso soprattutto fra i dipendenti pubblici, continua a mietere vittime anche alle nostre latitudini. L'ultimo caso arriva da Ciro Marina, nel Crotonese, dove oggi i carabinieri del nucleo operativo hanno notificato a 10 persone, fra dipendenti e funzionari comunali, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla Procura della Repubblica di Crotone nell'ambito dell'inchiesta che li vede indagati per truffa aggravata e continuata ai danni dell'ente pubblico. Le indagini hanno avuto inizio nel mese di gennaio attraverso pedinamenti e intercettazioni ambientali, oltre a riprese video mentre i militari dell'arma tenevano sotto controllo diversi dipendenti comunali notati in diverse ore del giorno in giro mentre dovevano svolgere il proprio lavoro.
per le vie cittadine e anche fuori dal centro urbano, in orari tipicamente d'ufficio. In alcuni casi gli investigatori li hanno sorpresi mentre aiutavano i familiari nella gestione di attività commerciali, nella gestione di giardini e orti o mentre si recavano al cimitero a far visita ai parenti defunti. C'era anche chi se ne andava in giro in bicicletta, magari per sbrigare qualche commissione. Erano varie le attività che venivano svolte durante l'orario di lavoro da 10 dipendenti comunali, tutto documentato in un corposo dossier che comprova la condotta illecita. A differenza degli altri casi, però, gli inquirenti non hanno riscontrato il diffuso malcostume della timbratura multipla, ma avrebbero constatato il caso eclatante di un dipendente che ometteva di strisciare il badge sia all'ingresso che al termine del servizio da diversi mesi, presentandosi sistematicamente con ampio ritardo al turno di lavoro. E chiedo scusa, lo avete visto nel servizio che si riferiva a Reggio Calabria. Andiamo avanti, alleggeriamo il tono a Roseto Capofulico. Siamo nel Cosentino con l'iniziativa La Bella Estate, salute, ambiente, corretta alimentazione e benessere sulle spiagge di Roseto Capofulico. Entra nel vivo la stagione balneare. Vediamo. A Roseto Capofulico la stagione balneare, partita già dal 21 maggio, entra nel vivo e propone ai suoi turisti un'offerta di qualità e accoglienza che mira oltre che alla salute della persona alla conservazione del bene mare. Infatti per l'estate 2016 sulla spiaggia è stato allestito un gazebo informativo sul quale campeggia un banner che recita testualmente La bella estate, salute, ambiente, corretta alimentazione e benessere sulle spiagge di Roseto Capofulico. Dei partner di eccezione a questo progetto, oltre alla Società Nazionale di Salvamento, lavorano a questo progetto, hanno dato un contributo straordinario, il CNR e l'Avis regionale, oltre che l'ARPACAL e quindi il team di esperti che i nostri ospiti trovano sotto questo gazebo è di primissimo piano a livello ovviamente di competenze ma anche di opportunità e di informazioni che si possono offrire ai nostri ospiti, nell'ottica appunto di tranquillizzarli sotto il profilo della salute del mare, perché anche questo è importante per chi viene da noi in vacanza, e sotto quelli che sono i comportamenti migliori da adottare al sole. La lunga estate di Roseto Capofulico, iniziata sotto i migliori auspici, è dunque entrata nel vivo, anche grazie a spettacoli di altissimo livello, che coinvolgeranno tanti luoghi simbolo, da Piazza Azzurra al centro storico, dal circolo velico inaugurato lo scorso anno, al recente parco Qualità della Vita. Luglio, che ormai, come dire, quasi al termine, riserva ancora delle sorprese, perché il 23 abbiamo un bello spettacolo di Carmen Russo con il suo corpo di ballo. Poi ci trasferiamo a serate alterne nel centro storico, voglio segnalare le due serate del 30 e del 31 con il Peperoncino Jazz Festival, quindi serate di musica molto importante, di musica internazionale che ci gratificano ormai da molti anni e che mettono in evidenza quella che è l'atmosfera del nostro centro storico, molto bella, molto accogliente, fascinosa, di grande suggestione. A Fuscaldo adesso, dove sta presentata la sesta edizione della Kermesse Licin Festival. Vediamo. Dal 30 luglio al 2 agosto Fuscaldo, ridente cittadina del Tirreno Cosentino, ospiterà la sesta edizione di Alici in Festival, un importante evento per riscoprire l'orgoglio di una lunga storia e l'amore profondo verso le proprie radici. Fuscaldo infatti fin dal 1700 vanta una fiorente attività marinara che per tanto tempo è stata l'unica fonte di sostentamento per tutta la popolazione. Alla gente di mare e ai tanti turisti che la cittadina accoglie durante l'estate, l'amministrazione comunale dedica ogni anno quattro intense giornate di festa. È diventata ormai una kermesse di valore regionale, un attrattore molto interessante. L'anno scorso anno abbiamo registrato 40.000 presenze in quattro sere. Anche quest'anno ci presentiamo con un programma molto articolato. I gusti vengono presi di mira. C'è uno scenario straordinario perché tutta l'area degli stand espositivi viene allestita con le reti recuperate dai pescatori di Frodo, quindi riutilizzate per questo scopo.
quindi una sistemazione ambientale di una certa qualità, una contaminazione culturale vera e propria. Tanta gente che viene per divertirsi e si diverte perché lì, ecco, nell'organizzazione della manifestazione io impongo un imperativo categorico, quello di stupire e meravigliare. Quest'anno ci saranno oltre 30 stand e in tutti si potranno gustare esclusivamente alici cucinate nei modi più svariati, grazie all'abilità di tante famiglie di pescatori e di associazioni del territorio. Novità assoluta, ci sarà anche lo stand di Enzo Barbieri. Fuscaldo per 4 giorni sarà un trionfo dei sensi, deliziati da colori, odori, sapori, tanta buona musica e animazione. Non mancheranno momenti di riflessione dedicati alla salvaguardia del bene più prezioso di questa città, il mare. Ancora per gli appuntamenti, serata finale del concorso di poesia promossa dall'associazione Grimoaldo Primo di Grimaldi, la cerimonia di premiazione in programma domani pomeriggio alle 17 nella sala Madre Teresa di Calcutta, la manifestazione patrocinata dall'amministrazione comunale da Banca Mediolanum è stata promossa dall'associazione Grimoaldo Primo, di cui è presidente Alessandro Tartaro. Si chiama Suoni, vediamo che cos'è, arriva da Castrovillari. Suoni, 11ª edizione, si parte, abbiamo delle novità quest'anno che stiamo per dire in conferenza stampa. Illustraci qualcosa. La novità di quest'anno è la realizzazione di una grandissima orchestra, quindi saranno più di 40 elementi. La cosa che ci rende orgogliosi questo progetto ambizioso è che tutti questi componenti sono del sud, la maggior parte addirittura della provincia di Cosenza, diretti magistralmente da una figura di rilievo internazionale che è Jeff Wesley, e quindi tutti e 4 i giorni avremo l'opportunità di sentire questa orchestra nelle varie, diciamo così, nei vari generi musicali, quindi non soltanto dal punto di vista sinfonico, ma si applicheranno alla musica d'autore il primo giorno, il secondo al tango, il terzo un concerto di, questa parola che non deve far paura ai giovani, di classica, ma è un tipo di classico molto moderno, bisogna assolutamente che i giovani vengano tutti ad ascoltare sia i suoni dell'alba alle 5 del mattino, 5 e mezzo, spero di essere vivo, e la sera la stessa, il concerto sempre diretto da Jeff Wesley. Il 31 invece facciamo un omaggio ai Beatles, ai 50 anni dei Beatles qui, del loro primo concerto in Italia, e lo faremo diretti da Alfredo Biondo e da questo grandissimo coro gospel di Elisa Brown. Poi abbiamo il Castello con tantissimi concerti etnici, con gruppi che verranno dalla Campania, dalla Sicilia, non poteva mancare la Calabria, e questo premio grandissimo a colui che porta le tradizioni nostre popolari al di là dei confini calabresi, che è Mimmo Cavallaro. E sarà inaugurata domani alle 18 presso la chiesa di Sant'Antonio a Celico la 17ª edizione della rassegna d'arte contemporanea patrocinata dall'amministrazione comunale di Celico. Direttore artistico della rassegna sarà il maestro Luigi Greco. In mostra le opere di apprezzati e qualificati artisti. La rassegna sarà presentata da Flavio Limpo. Chiudiamo con lo sport. Il Cosenza riacquista Cavallaro. A Catanzaro c'è fiducia in Preti. Vediamo. Pollice in su per Giovanni Cavallaro con la penna in mano mentre pone la firma sul contratto che lo lega al Cosenza Calcio fino al giugno 2017 accanto al procuratore Maurizio De Rosa. Non è ancora stato ufficializzato il suo rinnovo, ma il calciatore ha già raggiunto i compagni in ritiro a Lorica, dove ormai da lunedì rossoblù lavorano in vista della prossima stagione. Il primo impegno domenica 31 luglio, probabilmente in notturna, si attende l'ok dalla Lega nel primo turno della Coppa Italia Team con la Frattese. Chi vince affronta il Bari al San Nicola in una sfida dal sapore di Serie B, la categoria che i tifosi del Cosenza sognano e che nella scorsa stagione i lupi hanno visto all'orizzonte. L'obiettivo è sempre quello, i mezzi per arrivarci potrebbero esserci se il responsabile dell'area tecnica Cerri, con gli ultimi ritocchi alla formazione di Roselli, riuscirà ad aumentare il tasso di competitività dell'organico. Baclè, Gambino e Cavallaro attendono un altro elemento di spessore nel settore avanzato, così come servono alternative a centrocampo ed in difesa.
Da Lorica a Chiaravalle per la prima fase del ritiro del Catanzaro, passato attraverso la rivoluzione firmata Preiti. Tra gli obiettivi raggiunti e sogni sfumati, i giallorossi hanno cambiato volto, ma la continuità del progetto è assicurata dalla presenza di Alessandro Erra, che lavorerà per regalare equilibrio e solidità alla rosa a disposizione. Quando si parte per una nuova avventura si parte sempre con la voglia, con quell'intento di fare sempre il meglio, poi il meglio, quello che sarà, poi lo determinerà il terreno di gioco, che è il giudice supremo, ma il direttore con la società stanno lavorando per mettermi a disposizione una squadra che possa avere delle ambizioni. Mi aspetto che si inizi a formare praticamente da un gruppo di ragazzi, di giocatori, si inizi a formare una squadra, perché praticamente partiamo da zero, la squadra è stata totalmente rifatta e quindi c'è da lavorare soprattutto sotto il profilo proprio dell'amalgama, dell'intesa, e conoscerci prima come persone, poi anche come proprio addetti, e ritengo che questa sia la base poi di ogni successo, la conoscenza reciproca e sapere subito l'altra persona quello che vuole. Ci teniamo a fare le cose con grande impegno, con grande entusiasmo, quindi loro sanno che da parte mia, da parte dei ragazzi ci sarà sempre il massimo impegno. Ed è davvero tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia ad Enzo Leonetti, messi in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.